coinvolti nell'indagine Ciapi di Procura e Guardia di Finanza, sequestrati 100 milioni all'ex manager Fausto Giacchetto. La processione del Venerdì Santo ad Agrigento, da tre giorni di passione verso la Pasqua di Resurrezione. Dopo appena una settimana dall'inaugurazione, già fuori uso la risonanza magnetica dell'ospedale San Giovanni di Dio, si attende il pezzo da sostituire dalla Germania. Dopo 14 anni il Savoia ritorna in Lega Pro, vince il torneo di Serie D con le tre turni di anticipo. Ben trovati al TG 98. Polizia e carabinieri stanno cercando nell'Agrigentino, ma anche in tutta Italia, un quarantenne che si occuperebbe di prodotti finanziari di cui non si hanno più notizie dallo scorso mercoledì. È probabile che si tratti di un allontanamento volontario, ma la faccenda si preannuncia molto delicata, visto che viene seguita dalla prefettura di Agrigento con in testa il prefetto Nicola Diomede, dove ieri si è tenuta una apposita riunione. Interessata anche la Procura della Repubblica. Sequestrati dalla Guardia di Finanza 100 milioni a Fausto Giacchetto. La Procura ha bloccato il patrimonio dell'ex manager accusato di avere ottenuto contributi pubblici in modo illecito. Secondo gli inquirenti è stata condizionata l'aggiudicazione delle gare bandite dall'ente di formazione per la gestione di importanti campagne pubblicitarie. Il servizio. Stavolta nel mirino sono finite le società nell'orbita di Fausto Giacchetto con i sigilli sul patrimonio del manager pubblicitario. Un sequestro da 100 milioni di euro, un nuovo capitolo sull'inchiesta del Ciapi, l'ente di formazione da mesi ormai nell'occhio del ciclone. Gli sviluppi riguardano l'indagine di Procura e Guardia di Finanza di Palermo che nel giugno scorso portò a 17 ordinanze di custodia cautelare per irregolarità nell'aggiudicazione di appalti per eventi pubblici in Sicilia e per illecita percezione di contributi per oltre 15 milioni da parte dell'ente di formazione Ciapi. Le fiamme gialle del nucleo di polizia tributaria hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dalla Procura verso quattro società. Si tratta di beni per oltre 100 milioni di euro. Uno dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo nel mirino della precedente indagine era destinato alla realizzazione del CORAP. In quel caso furono accertate fatture per operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di euro. Ma altri sette progetti del Ciapi sono finiti adesso sotto la lente degli investigatori. Fausto Giacchetto è insomma accusato di aver ottenuto in maniera illecita contributi pubblici per una cifra che si aggira intorno ai 78 milioni di euro. Alle gare bandite dal Ciapi per la gestione di importanti campagne pubblicitarie, le imprese invitate a partecipare erano in alcuni casi, secondo quanto emerso dalle indagini, direttamente o indirettamente riconducibili al principale indagato. In altri casi, secondo le indagini, le imprese aggiudicatarie, a fronte dei favori ottenuti, hanno dovuto corrispondere parte del denaro percepito dal Ciapi o a società ad esso legate. I reati contestati in questo nuovo filone sono la truffa, la turbativa d'asta, la frode nelle pubbliche forniture, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, il favoreggiamento e la frode fiscale, con 16 persone fisiche denunciate e 5 quelle giuridiche. Comandano loro dappertutto, a Castelvetrano e non solo. Io alternative non ne avevo, o pagavo e tacevo o andavo a denunciare i miei parenti Patrizia Messina Denaro e Francesco Guttadauro. Non sono e non mi sento mafioso, nemmeno avevo paura, ma sapevo anche che non avrei più lavorato. Lorenzo Cimarosa depone al processo con il rito abbreviato contro una ventina di imputati accusati di avere sostenuto la latitanza di Matteo Messina Denaro e la sua deposizione verrà anche all'udienza preliminare contro la sorella e il nipote del super latitante.
Cimarosa è il cugino dei boss, ha accettato di parlare subito dopo essere stato arrestato assieme a un gruppo di parenti, amici e sodali del capomafia di Castelvetrano, rappresentato sul territorio, secondo i PM della DDA di Palermo, Paolo Guido e Marzia Sabella, proprio dalla sorella e da Guttadauro Junior. Non sono un pentito, ha ripetuto rispondendo alle domande del suo legale, l'avvocato Cristina Barasà, ma ho voluto dire di avere dato soldi della mia impresa, la MG Costruzioni, utilizzati per la latitanza di Messina Denaro. Non ne potevo non farlo. La processione del Venerdì Santo ad Agrigento, i tre giorni di passione verso la Pasqua di Resurrezione. Vediamo. I riti religiosi della Settimana Santa entrano nel vivo. Oggi la commemorazione della Passione di Cristo, una giornata vissuta con particolare devozione un po' in tutti i centri della Sicilia. Anche ad Agrigento, come ogni anno, grande partecipazione popolare alla processione del mattino. Emozionante l'incontro dei simulacri di Gesù appassionato con la croce sulle spalle e dell'addolorata. La processione, secondo tradizione, ha attraversato le strade del centro storico con al seguito tanti fedeli e le antiche confraternite del Santissimo Crocifisso e di Maria Santissima dei Sette Dolori. Anche quest'anno presente la confraternita di Maria Santissima Addolorata. Ecco, che cosa significa per voi questa giornata? È una giornata particolare dove gli agrigentini, comunque anche quelli che sono fuori, si raccolgono in preghiera. È una giornata carica di significati perché è una tradizione che si tramanda da secoli e l'agrigentino ecco, ci tiene tanto a rispettare le sue tradizioni di preghiera, di fede e di... Quando sei entrato nella confraternita? È più di 20 anni fa, più di 20 anni fa, e ogni anno non sono mai mancato, pur di non mancare ogni anno scendo perché lavoro fuori, faccio 1600 chilometri per non perdere questa giornata carica di significati, ripeto, di fede e di preghiera. C'è un motivo perché sei entrato in questa confraternita? L'avvicinamento in un momento particolare della mia vita alla devozione della Madonna addolorata, per cui è rimasta intatta da 20 anni a questa parte. La Via Crucis, occasione di meditazione e preghiera da vivere appieno per cogliere il significato autentico della Pasqua. Oggi è giornata di passione, ecco, quale deve essere il messaggio da arrivare alla gente? Dice il Vangelo di Giovanni: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Dare significa consegnarlo ai carnefici, permettere che li inchiodassero in croce. Dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. La passione, la crocifissione, la morte di Gesù non è una sconfitta. È vero che tutto questo è stato voluto dai peccatori, ma Gesù, pur potendo opporsi alla passione, l'ha voluto accettare per farne un motivo, un mezzo di espiazione dei peccati e dunque di redenzione, di salvezza per tutti gli uomini. Dobbiamo saper riconoscere che dalla croce viene il messaggio dell'amore di Dio. Dio ama per davvero gli uomini e li chiama a conversione, come diceva profeta Ezechiele: Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Questa è la nostra fede. Noi partecipiamo a queste celebrazioni per riunirci a Gesù che soffre e si sacrifica per noi e per testimoniare alla città che Gesù è il vero, unico Salvatore del mondo.
Non ce l'ha fatta il piccolo Francesco Razza di 3 anni, rimasto soffocato da una caramella gommosa. Mercoledì pomeriggio il suo cuore ha cessato di battere. Viveva con i genitori di Gela e la sorella di 9 anni, Annibiola, un piccolo comune in provincia di Novara. Da domenica era ricoverato in un lettino del reparto di rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. I medici hanno fatto tutto il possibile per sottrarre il piccolo Francesco al suo tragico destino. Lo sfortunato bimbo gelese era entrato in coma sabato scorso dopo aver perso più volte conoscenza a causa di una caramella gommosa che gli avrebbe ostruito le vie respiratorie. Si trovava in compagnia dei suoi genitori a casa della zia Annibiola. In passato era riuscita a guarire da un tumore. Un familiare rompe il silenzio, si reca dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento e racconta quelli che a suo dire non sono più soltanto sospetti. Scatta l'inchiesta e in poco meno di 15 giorni i poliziotti, coordinati dal vicequestore aggiunto Corrado Empoli, trovano i riscontri alle dichiarazioni ai gravi fatti denunciati. Ieri mattina la mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmato dal GIP del Tribunale di Agrigento Ottavio Mosti e richiesta dal sostituto procuratore titolare del fascicolo d'inchiesta Brunella Sardoni, un uomo di 52 anni finito dietro le sbarre del Petrusa. L'accusa è gravissima e infamante, avrebbe abusato di una bambina. Violenze, stando alle ricostruzioni investigative, consumatesi a partire da quando la piccola aveva 7 anni e protrattesi nel tempo. Abusi consumatesi in ambito familiare. Il caso che sarebbe stato accertato, quello più eclatante, finito nelle pagine dell'ordinanza di custodia cautelare, è uno, quello della piccola che all'epoca dei fatti aveva 7 anni, ma l'inchiesta è tutt'altro che chiusa. I poliziotti della mobile stanno verificando la sussistenza di altri possibili abusi, magari tornando indietro negli anni, verificatesi sempre fra le mura domestiche, consumatesi in danno di figli e nipoti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Rosanna Croce, ha convalidato l'arresto di Giuseppe Taormina, 45 anni di Porto Empedocle, il macellaio che ha sferrato 2 coltellate contro un vicino di casa lo scorso 15 aprile. Accogliendo le istanze del difensore, l'avvocato Giuseppe Vinciguerra, il reato è stato derubricato da tentato omicidio a lesioni personali aggravate e Taormina, già detenuto agli arresti domiciliari, è stato liberato e gli è stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2 volte a settimana. Turisti cinesi, invadeteci, un originale spot sta spopolando sui social network e ha come protagonista Marco Zambuto, sindaco di Agrigento, che rivolge un appello in italiano con sottotitoli in cinese ma anche in mandarino ai turisti cinesi. Obiettivo è intercettare quei milioni di viaggiatori orientali che già iniziano ad affollare le spiagge e le città d'arte. Prodotto dall'agenzia Klaus Davi, lo spot è realizzato senza alcun costo per il comune e girato nella Valle dei Templi. Vediamo. Cari turisti da tutto il mondo, cari amici cinesi, sono Marco Zambuto, agrigentino doc e sindaco di questa meravigliosa città. Quella che vedete alle mie spalle è la Valle dei Templi, patrimonio dell'UNESCO, testimonianza mondiale di arte, di storia e cultura. Agrigento e tutta la Sicilia sono autentiche perle in Italia e in Europa. Vi offriamo sole, mare, gastronomia, storia e divertimento, un mix unico al mondo. Venire in Italia e non visitare Agrigento e la Sicilia è impossibile. Vi aspettiamo numerosi, dalla Cina come dal resto del mondo. Amici cinesi, invadeteci, non vi deluderemo. Zai Tian!
Zhang Guo Pai Niu, Hai Ni Li Mei Le Do, Wo Men Jue Pu Gu Fu Ni and De Chu Wan. Secondo il GUP di Agrigento, Tevo Mosti, davanti al quale è stato celebrato il processo di primo grado con rito abbreviato, sarebbe stato Raimondo Bonfanti, 28 anni, di Palma, a commettere materialmente l'omicidio del palmese Nicolò Amato. Il procuratore generale Messina ha auspicato la conferma della sentenza di primo grado a 18 anni di reclusione. L'agguato, che sarebbe stato deciso per vendicare alcuni contrasti di natura economica, è scattato il 22 aprile del 2011. Il processo riprenderà il 29 aprile con l'arringa dell'avvocato Salvatore Russello, difensore di parte civile, che assiste i familiari delle due vittime. I carabinieri della stazione di Cammarata hanno arrestato Mohamed Abdi Karim, 28enne, domiciliato a Cammarata, già noto alle forze di polizia, in atto sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere in sostituzione di quella in atto degli arresti domiciliari emessa dalla Corte di Appello di Palermo per avere violato le prescrizioni impostegli allontanandosi arbitrariamente dal proprio domicilio. Alcuni ragazzini sarebbero i responsabili del danneggiamento di un'auto a Fontanelle. La polizia, infatti, intervenuta su richiesta del proprietario di un'utilitaria presa di mira dai ragazzini. Gli agenti della Volanti ne hanno subito fermato quattro che si trovavano a breve distanza e che hanno riferito di non entrarci nulla col danneggiamento, dando la colpa ai tre che erano riusciti a scappare. La denuncia per danneggiamento aggravato è al momento contro ignoti. La vax inchiesta Demetra, che il 28 giugno scorso ha fatto scattare sei arresti, approda in aula per il processo. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio ed è stata fissata l'udienza preliminare che si celebrerà davanti al giudice Silvia Capitano. Il provvedimento è stato firmato dai PM Andrea Maggioni e Matteo Delpini. Si va in aula il 30 maggio. Gli imputati, secondo l'accusa, avrebbero messo in piedi false aziende con l'obiettivo di truffare INPS e INAIL. I finti lavoratori infatti avrebbero incassato indennità di disoccupazione per lavoro mai svolto o indennizzi per infortuni inesistenti. Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere, falso e truffa. L'ex dirigente sanitario e il primario del reparto ortopedia dell'ospedale civile Sant'Elia di Caltanissetta sono indagati dalla Procura della Repubblica per l'ipotesi di truffa aggravata in concorso ai danni della stessa azienda ospedaliera e dell'INAIL. Giacomo Cannata, 66 anni, dirigente sanitario, avrebbe simulato di essersi punto l'11 marzo 1999 con il lago di una siringa infetta durante un'ispezione a sorpresa in una sala operatoria, mentre Giuseppe Zanda, 70 anni, all'epoca primario, sempre al Sant'Elia, avrebbe avallato e certificato il contagio tramite la puntura da infezione da epatite cronica virale. Al dirigente sanitario venne così riconosciuta l'infermità e assegnato il conseguente vitalizio. A distanza di 15 anni, il sostituto procuratore della DDA di Caltanissetta, Giovanni Di Leo, ha fatto notificare ai due medici l'avvio di conclusione indagine per l'ipotesi di reato di truffa aggravata in concorso, perché si sarebbe scoperto che quel giorno in sala operatoria non c'era alcun paziente affetto da HCV e che quindi Giacomo Cannata non avrebbe potuto contrarre in alcun modo l'infezione. Bene, adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, subito dopo. Elezioni amministrative a Racalmuto. Nella giornata di ieri ha rotto gli indugi anche il noto urologo Biagio Adile,
che sarà candidato a sindaco con la lista Rinasce Racalmuto. Il medico specialista forse è stato il primo a buttarsi nella mischia. Già lo scorso mese di gennaio, in occasione di un convegno svoltosi a Racalmuto, al Castello Chiaromontano, poco prima sulla nostra emittente, aveva annunciato di essere disponibile a sacrificarsi per il suo paese. Poi, con il trascorrere delle settimane, la candidatura sembrava scemata. Invece, nelle ultime settimane, quanti hanno avanzato la sua proposta sono fortemente ritornati sulla sua persona. Ed eccolo scendere in campo con lista e simbolo. Insieme a lui, gli ex consiglieri comunali Alfredo Mattina, Giovanni Barravecchia, Lidia Picone e tanti altri. Si ferma l'apparecchio della risonanza magnetica in uso all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Inaugurata appena una settimana fa, ha già fatto registrare il primo guasto. Ieri mattina, a causa del cattivo funzionamento del software, l'apparecchio non è stato messo in funzione. Ad annunciarlo è stato il segretario provinciale della funzione pubblica CGL, Alfonso Buscemi, che casualmente si è trovato nel reparto e ha saputo del disservizio. Mi hanno informato, dice Buscemi, del fatto che la risonanza magnetica aveva registrato un guasto al programma di avviamento e quindi per tutta la giornata di ieri non è stato possibile utilizzare l'apparecchio, con qualche disagio per i pazienti che per poter essere sottoposti all'esame hanno dovuto raggiungere l'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Quello che ci preoccupa, aggiunge il sindacalista della CGL Funzione Pubblica, è il fatto che la manutenzione delle apparecchiature è affidata alla casa madre. Quindi, essendo l'azienda produttrice una multinazionale, i tempi di attesa potrebbero essere lunghi, considerata la concomitanza con il periodo pasquale. Si apre un nuovo capitolo sulla mancata realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. L'ex assessore regionale all'energia Nicolò Marino è stato sentito dai PM Nino Di Matteo e Sergio De Montis nell'ambito di un'inchiesta su infiltrazioni mafiose nel sistema dei rifiuti. L'indagine riguarda una serie di vicende connesse alla pubblicazione nel 2002 di un bando per la costruzione di 4 impianti a Palermo, Bellolampo, Augusta, Castel Termine e Paternò. Dopo una sentenza dalla Corte di Giustizia Europea che riscontrò varie irregolarità, la Regione ha annullato l'assegnazione delle opere a 4 raggruppamenti di imprese risultati vincitori della gara. Ne è scaturito un contenzioso sul quale nei giorni scorsi è intervenuto Marino con una richiesta di risarcimento danni di 500 milioni alle associazioni temporanee di imprese. A suo giudizio la procedura di affidamento sarebbe stata viziata in radice. Il caso è stato in questi giorni al centro di contrasti tra lo stesso Marino, che nel rimpasto di governo non è stato riconfermato, e il presidente della Regione Rosario Crocetta. Tra l'ex assessore e il governatore c'è stato uno scambio di dichiarazioni. Ieri Crocetta ha parlato in aula di dissidi, ma ridotti a un solo episodio. L'attacco di Salvo Pogliese: trasformiamo le europee in un referendum su Crocetta. Il servizio. Crocetta rappresenta la più scarsa rappresentanza istituzionale che la Sicilia abbia mai espresso da quando i siciliani sono stati chiamati a votare direttamente il presidente della regione senza l'intermediazione dei partiti. Il bilancio consuntivo che Crocetta oggi presenta dinanzi ai siciliani dopo 15 mesi dall'inizio di quell'esperienza governativa, il 28 ottobre del 2012, è assolutamente fallimentare. Una rivoluzione annunciata, mai attuata, esclusivamente enunciazioni di principio a cui non sono mai seguiti fatti amministrativi o legislativi. Il nuovo governo che è stato presentato, che ha fatto implodere le contraddizioni all'interno di questa maggioranza, rappresenta altresì una tappa verso un percorso assolutamente fallimentare. Noi
ovviamente svolgeremo la nostra funzione da opposizione dura e intransigente, ma certamente propositiva quando è il caso di esserlo, nell'interesse esclusivo del nostro territorio. Mi auguro, da siciliano prima che da esponente politico, che si possa invertire la rotta, ma i primi segnali non sono certamente incoraggianti in tal senso. Io credo che queste elezioni europee in Sicilia abbiano anche questa ulteriore valenza, ovvero devono rappresentare un referendum all'interno del quale i siciliani saranno chiamati ad esprimere il proprio assenso e il proprio dissenso nei confronti di quello che io ritengo sia il peggiore governo che la Sicilia abbia mai espresso. È paradossale che la Siracusa-Agea non sia ancora completata, che la Agrigento-Palermo, la Agrigento-Caltanissetta, la Nord-Sud non siano ancora completate, e bisogna quindi soprattutto investire in questo senso, facendo anche tesoro dell'errore del passato. Nella programmazione 2000-2006 non sono state perse risorse, ma probabilmente c'è stata un'eccessiva parcellizzazione delle risorse. Sono stati 40.000 gli interventi finanziati in quel programma operativo regionale. Tutto ciò ha determinato una contribuzione a pioggia che non ha fatto certamente aumentare il PIL, cosa che puntualmente è accaduta in Irlanda e in Spagna, grazie ai fondi strutturali. Nella programmazione ancora in corso, 2007-2013, che deve essere completata nel 2015, abbiamo fatto l'errore opposto, ovvero quello di perdere centinaia di milioni di euro attraverso il meccanismo del disimpegno automatico, grazie soprattutto all'instabilità politica che si è registrato nel precedente governo e ad una mancata accelerazione che si è registrata in questi primi 15 mesi il nuovo governo Crocetta. Ecco perché credo che bisogna totalmente invertire la rotta, e anche in tal senso credo che una presenza importante all'interno del Parlamento europeo possa determinare questa inversione di rotta. C'è l'assoluta necessità, oggi più di ieri, all'interno di un contesto in cui l'Europa è sempre più invasiva nelle dinamiche nazionali e regionali, di far sentire alta la voce della Sicilia per tutelare gli interessi della nostra terra e della nostra nazione. Basti pensare a quello che è accaduto sul tema della tutela dei prodotti di alto livello qualitativo in campo agricolo, dove l'Europa per troppi anni ha ratificato alcuni accordi commerciali, penso all'ultimo col Marocco, assolutamente devastanti sul tema della tutela dei nostri prodotti di alto livello qualitativo e assolutamente funzionali invece probabilmente alle esportazioni di qualche prodotto dell'industria pesante tedesca. L'acqua è un bene pubblico, lo sancisce anche il risultato di un referendum, eppure sembra che ciò non interessi a nessuno. Basta con la gestione dei privati e il monopolio delle tariffe. Sono questi i temi trattati ieri mattina nel corso della riunione dell'Inter COPA, il Comitato Intercomunale per la Gestione Pubblica dell'Acqua, costituitosi nelle scorse settimane e che ha già registrato l'adesione dei comitati civici dei comuni di San Buca di Sicilia, Montevago, Cattolica Eraclea, Castel Termini, Siculiana, Naro, Caltabellotta, Ravanusa, Grotte, Licata, Canicattì, Agrigento e Sciacca. Il comitato intercomunale, ha ribadito il presidente Franco Zammuto, intende essere un organo di condivisione su scala provinciale dei problemi e delle denunce dei cittadini connesse all'esercizio del servizio idrico da parte dell'attuale gestore Girgenti Acque. Sciopero dei metalmeccanici al petrolchimico di Gela, 150 posti a rischio. Vediamo. 8 ore di sciopero degli operai metalmeccanici questa mattina dinanzi ai cancelli della raffineria Eni di Gela. Un sentimento di protesta promosso dalle sigle sindacali di FIOM, FIM, UILM e UGL. Espletate le gare di appalto che hanno modificato, se vogliamo, la geografia dell'indotto, le vecchie imprese licenziano mentre le nuove stentano a partire perché restano bloccate le commesse di lavoro. La situazione di crisi è collegata al mancato avvio degli interventi di riorganizzazione produttiva e di rilancio della raffineria che attende ancora dal governo centrale la modifica dei vincoli all'autorizzazione integrata ambientale riguardanti i parametri di emissione degli elementi inquinanti in atmosfera dai camini dello stabilimento, ritenuti dall'azienda eccessivamente penalizzanti. Di oggi abbiamo proclamato 8 ore di sciopero perché stiamo avendo una partita molto delicata per quanto riguarda i metalmeccanici dell'indotto. In questo momento ci sono delle società che hanno perso il contratto quadro di manutenzione, società che l'hanno vinto. E in un momento delicato come questo, dove il sindacato assieme all'istituzione hanno mantenuto negli anni passati un equilibrio per quanto riguarda il territorio, oggi c'è un tentativo di rompere quell'equilibrio che negli anni passati si è mantenuto.
Secondo quanto prospettato dai sindacalisti, ci sono più di 100 posti di lavoro a rischio. Gli imprenditori che si sono aggiudicati l'appalto non applicano i contratti di secondo livello e lo sciopero di oggi serve per tenere alta l'attenzione a tutti i livelli. C'è un'incertezza occupazionale e a questo si aggiunge pure che questa fase di transizione con i contratti di manutenzione in cui ci sono le nuove aziende subentranti che chiaramente debbono vedere ovviamente è la mole di lavoro, è il carico di lavoro e soprattutto il tutto viene legato a una fase chiaramente di incertezza dovuta a questi benedetti investimenti che tardano a ripartire per tutte le problematiche che sappiamo. Il territorio non si può permettere con questo cambio di appalto di subire ancora un altro danno, non possiamo permetterci la perdita di un solo posto di lavoro e di nessun diritto, perché oggi già con questi stipendi i lavoratori non arrivano alla terza settimana e quindi rivendichiamo con forza il passaggio dei lavoratori dalle aziende che hanno perso il contratto quadro di mare alle aziende che lo hanno acquisito con uguali diritti e mansioni. Si sono conclusi con la conferma di Carmelo Di Bernardo a segretario provinciale i lavori del 16° congresso della UIL Post svoltosi nei giorni scorsi ad Agrigento. Regali a sorpresa per i bambini ricoverati nei reparti di pediatria dell'ospedale di Agrigento e Canicattì. Nella mattinata di sabato 19 aprile, infatti, i volontari del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana faranno visita ai piccoli decenti ricoverati nei nosocomi di Agrigento e Canicattì, portando loro uova di cioccolato e agnelli pasquali, ma non solo. I volontari CRI del Comitato Provinciale di Agrigento, diretti dal presidente dottore Angelo Vita, saranno all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì a partire dalle ore 9 e all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dalle ore 11. Bene, adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, subito dopo. Lo sport, il calcio. Dopo 14 anni il Savoia ritorna tra i professionisti vincendo il campionato di Serie D con 3 turni di anticipo con 12 punti di vantaggio sull'Agregas. Al termine della gara, vinta nettamente con i juniores dell'Icata, via ai festeggiamenti allo stadio e in città a Torre Annunziata. Vediamo. Un campionato trionfale concluso con la promozione in Lega Pro. Il Savoia, superando in casa 7-2 l'Icata, ha centrato con 3 turni di anticipo aritmeticamente la promozione dalla Serie D in uno stadio Giro festante. La squadra di Feola ha tagliato il traguardo dei 78 punti, 12 punti in più dell'Acragas, secondo in classifica. Gioia travolgente, un pomeriggio da ricordare per sempre. Il Savoia conquista la Lega Pro. Dopo ben 14 anni, la squadra di Torre Annunziata riabbraccia i professionisti. Tifosi al settimo cielo, il Savoia corona il proprio sogno. Oggi realtà, giocatori travolti dal calore della gente, dall'allenatore al presidente, contentezza irrefrenabile. Cori e bandiere, una fetta di Serie D in festa. Tra i tanti complimenti anche quello del capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile. Quella del Savoia è una delle società più antiche dell'Italia meridionale e sicuramente pronta a stupire ancora e a dire la sua anche tra i professionisti. La promozione del Savoia in Lega Pro dunque arriva con la gioia espressa attraverso i caroselli per il traguardo tagliato da Capitan Francesco Scarpe e compagni. Dopo fallimenti e brutte stagioni da cancellare è giunto il momento di festeggiare. La città merita questo traguardo. Così recita sempre il cinguettio del bomber di Torre Annunziata, Ciro Immobile, attualmente in corsa per strappare un posto in nazionale per i prossimi mondiali che si terranno in Brasile. Il Licata con 10 juniores in campo con orgoglio ha affrontato il colosso Savoia. La gara è finita 7-2, ma in evidenza alcuni giovani come Sciortino e Zarbo, autori delle due marcature a lungo applaudite anche dai tifosi del Savoia. Vediamo.
Savoia. È il Savoia che si incarica del calcio d'inizio. A commentare quest'oggi, il Savoia vincerà facile contro i ragazzini dell'Elicata, schierati addirittura in 10 uomini, ma c'è tanto da raccontare. Come, attenzione a Scarpa in aria, il sinistro del capitano Francesco Scarpa, subito il punto esclamativo del capitano esattamente al terzo minuto, cercando anche di vedere cosa sta accadendo sugli altri campi al momento. Attenzione adesso a Meloni, 2-0 in area di rigore, il servizio per il bomber che con il destro ha trafitto Bottaro. Ecco, festeggiando in vario modo il ritorno del Savoia in Lega Pro, c'è un aperitivo che è stato inventato in onore di Capitan Scarpa in città. Intanto adesso Tiscione ancora in area di rigore, uno slalom, il servizio per Carotenuto, 3-0 Savoia. Ha segnato anche Pasquale Carotenuto, settimo sigillo sul terreno di gioco. Ovviamente lo abbiamo detto, temi tattici, la partita ne offre veramente pochissimo. Innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori dello Strillone, Danilo Sorrentino. Beh, Salvatore, è stata intanto... C'è il gol del 4-0 di Pippo Tiscione, dunque Nello ha portato una gran fortuna al Savoia, che si è portato sul 4-0 proprio con Pippo Tiscione, lo avevo detto in precedenza. Tiscione, Savoia, lancio ancora verso Francesco Scarpa, delizioso il controllo del capitano con il destro, poi l'appoggio in favore di Meloni, ancora la triangolazione con Scarpa che entra in area di rigore, fa fuori tre avversari, Scarpa è solo, il destro, la parata del portiere, poi Tiscione, ancora Scarpa, rete, rete, missione compiuta, gol di Francesco Scarpa, numero 22. È stato però di un altruismo unico Pippo Tiscione, che è andato per il suo allungo distruggendo la opposizione di Roma e Napoli. Attenzione all'Icata in area di rigore, se ne va il numero 5, Gianluca che segna, c'è il giro in festa per il gol dell'Icata siglato da Shortino, il migliore dei suoi, Savoia 5, Icata 1, e tutto il giro è in piedi a festeggiare il gol dei giovani. Il tabellino dei marcatori, vedere al primo posto di Francesco Scarpa con 22 reti, è stato l'autentico trascinatore, colui che si è... Scusami Vincenzo, ancora un altro gol di Francesco Scarpa, Savoia 6, Licata 1, e Scarpa tocca quota 23 in classifica marcatori, lo stavi ricordando proprio in precedenza. Infatti forse la domanda era posta male, dopo Scarpa alle sue spalle chi? Stato in precedenza da Vincenzo Pinto, che ha detto delle cose molto molto interessanti ai nostri microfoni. Attenzione a Scarpa in area di rigore, Scarpa si fa vedere Longo, il tocco è per lui e rete anche di Longo, 7-1 del Savoia, che invece inizia ad infierire sul Licata. Qui sinceramente mi fermerei fossi nella formazione di Vincenzo Feola. Questa volta Scarpa non ha voluto esagerare, ha servito lui l'assist a Longo, ha già siglato 3 gol. Stanno abbandonando la tribuna e le postazioni sotto la nostra, anche alcuni dirigenti della società biancoscudata, tra i quali l'amministratore unico Quirico Manca. Intanto ancora il Licata che segna, 7-2 il punteggio, che va ancora aggiornato con Zarbo, destro sull'uscita di Rinaldi, applaudito anche Zarbo che va a raccogliere. Primo posto casalingo in questa stagione per l'Agagas, superata in casa dal Rende per 1-0. Il turnover adoperato da Pino Rigoli non ha funzionato. Da valutare le condizioni di Nicola Arena e Assenzio, usciti malconci dalla sfida di ieri. Ma la sconfitta permette di mantenere la distanza di sicurezza, almeno 10 punti dalla quinta posizione, che dà diritto di saltare la prima sfida degli spareggi promozione. E ora gli highlights della sfida Agropoli-Comprensorio Montalto. Vediamo. Sama in attacco, ottimo adesso il servizio di Girardi in mezzo, palla che arriva a Ragosta, sembra buona, tiro di Ragosta, al caso Ragosta, tiro di Ragosta, bellissimo, libertà per il numero 3 dell'Agropoli, palla un bel in mezzo, si intervengono e si ostacolano anche Scognamiglio e Amendola, poi conclude Cascone quasi a botta sicura, ottima la risposta di Ramundo Magro. Si arriva Girardi sul secondo palo,
non sa, Mendola e Capozzo, funziona ancora, azione spettacolare della... cerca di innescare gas, fischia l'arbitro, parte Guarro, tiro rete, Nino Guarro porta in vantaggio l'Agropoli, ha fatto segno ad Arcangelo Ragosta, la tiro io e l'ha tirata lui, e come l'ha tirata! Cercare Cascone che non ci arriva, palla però che è buona per Nino Guarro punta, addirittura cerca la doppietta, tiro rete! Era Ragosta, non Guarro, Ragosta! Anzi, i gol del vantaggio che è arrivato tra l'altro. Vediamo un attimo, attenzione, c'è il gol, rientra sul destro Capozzoli, ottimo il cross di sinistro, Ragosta! Lunga, ci arriva Scognamiglio, dentro per Tarallo, Nino Guarro lo sente, palla in mezzo di Nino Guarro, Capozzoli! Palla in mezzo, prova addirittura il tiro Ragosta, si distende. Attenzione alla punizione, batte in mezzo solo Gassama, incredibile. Batte Occhiuzzi, palla in mezzo Gassama. Ottimo il movimento di Nino Guarro che prova la conclusione di destro. Far vivere gli ultimi 5 minuti. Con l'ansia, tira Ragosta. Ragosta siede e fa sedere un difensore, tira! E l'arbitro in questo momento decreta la fine della gara, giustamente non ci eravamo accorti del recupero. Agropoli batte Montalto 2-1 e pone un macigno sulla sua terza posizione per la classifica finale. La città di Sciacca, fiera della convocazione del giovane Accursio Bentivegna tra i 20 calciatori dell'Italia Under 18 per l'amichevole contro la Svizzera. 18 anni, attaccante in forza alla primavera del Palermo, Bentivegna è stato chiamato ora dal CT Paolo Vanoli. Al giocatore saccense, ritenuto un vero talento, il sindaco Fabrizio Di Paolo e l'assessore Salvatore Monte hanno rivolto l'augurio di una carriera ai massimi livelli. E Bentivegna è l'autore della seconda rete degli azzurri nella gara contro la Svizzera. Si tratta del suo primo gol con la nazionale italiana Under 20. Vediamo. La palla riusciamo comunque a mantenere linee molto corte. Quando la sbagliamo in uscita abbiamo visto come gli avversari sono molto pericolosi e tante volte ci trovano impreparati. Attenzione, Bentivegna all'interno dell'area di rigore, Bentivegna ancora le finte, evita il portiere Bentivegna, il raddoppio è proprio come per Mastalli. Gol alla prima apparizione in maglia azzurra con l'Under 18, anche per Accursio Bentivegna, un regalo da parte della difesa svizzera, ma Bentivegna ci ha messo del suo, guardate con che classe, si ferma, guarda il portiere, il doppio passo, lo evita e poi deposita in rete, a porta vuota. È stato molto bravo, alza la testa, punta direttamente in entrata al portiere, c'è il compagno di squadra comunque libero, preferisce andare da solo, supera il portiere, facilitato anche comunque da un controllo di... Bene, è proprio tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo come sempre il nostro sito internet www.trs98.it. Grazie per averci seguito e vi lascio con le previsioni meteo. Un saluto da Fabio D'Alio di Trebi Meteo. Sabato ritorna il maltempo sulle regioni del nord per effetto di una perturbazione che dall'Europa centrale tenderà a convogliare masse d'aria umida ed instabili verso le nostre regioni nord-occidentali in particolar modo, ma anche sui versanti tirrenici. Andrà un po' meglio invece all'estremo sud. Vediamo le temperature minime che saranno stazionarie, al più in lieve rialzo sulle regioni settentrionali. Per quanto riguarda le massime invece da segnalare un deciso calo delle temperature al nord-ovest per effetto delle nubi e delle precipitazioni anche intense che cadranno durante il giorno, mentre all'estremo sud il clima sarà molto più mite con punte superiori ai 20-22 gradi per i venti di scirocco. Vediamo il tempo previsto al nord, dove la giornata sarà molto instabile al nord-ovest, con piogge diffuse tra Lombardia e Piemonte, ritorno della neve si avrà anche in montagna a partire dai 900-1000 metri, in successivo rialzo fino a 1500 metri nel corso del pomeriggio. Qualche schiarita in più si avrà all'estremo nord-est. Passando alle regioni centrali avremo condizioni anche qui di spiccata instabilità, soprattutto sui versanti tirrenici e sulla dorsale, con piogge, acquazzoni e anche qualche nevicata sull'Appennino a partire dai 1600-1800 metri.
Locali fenomeni poi sconfineranno sul medio Adriatico, ma saranno molto più blandi. Passando infine alle regioni del sud, qui il tempo sarà molto più stabile, in particolar modo tra la Sicilia e l'estremo sud, quindi il comparto ionico, mentre tra la Campania e in sconfinamento poi alla Puglia tenderanno a passare un po' di piogge e qualche locale rovescio anche a carattere temporalesco, in esaurimento poi nel corso della serata. Tempo migliore anche sulla Sardegna, seppur al mattino si potranno avere locali fenomeni. Bene, con questo è tutto, vi rimando i prossimi aggiornamenti su trebimeteo.com.